per il progredire dell'elettrico è importante e fondamentale il gioco di squadra, per esempio Continental con il gruppo Volkswagen. Alessandro De Martino. Sì, ci siamo decisi a fare un sondaggio su cosa pensano gli italiani dell'auto elettrica. Abbiamo guardato quanto queste percezioni siano diverse dalla realtà dei fatti e abbiamo visto anche che su certe cose gli italiani hanno molto bisogno di essere aiutati a capire. È un cambiamento drastico che arriva all'improvviso e non per tutti è facile avere le informazioni necessarie a decidere. L'informazione, Massimo Nordio è stato PR tanti anni fa, prima di diventare top manager Ford, Toyota, gruppo Volkswagen. Ecco, l'informazione, la comunicazione, far capire bene alla gente l'importanza di questo cambiamento in corso, senza però illuderla e senza anche strumentalizzarla. Sì, la differenza con questa epoca, che è stata, le epoche passate sono state citate, è quello della presenza oggi della rete e quindi della potenziale produzione di fake news, che una volta ovviamente non c'era, ma che oggi c'è e che sono, se poi lanciate sulla rete, sicuramente un danno per la creazione della consapevolezza e della corretta comunicazione su cosa è e cosa non è per quello che riguarda la mobilità elettrica. Ecco, su questo ovviamente un incontro come quello di oggi è molto importante, anche perché ha dato la possibilità di condividere dei dati molto significativi, molti dei quali assolutamente non noti, che poi possono essere correttamente utilizzati per aumentare questo livello di consapevolezza. Nordio è stato anche presidente di Unrae, gioco di squadra anche con le, e soprattutto con le istituzioni. Sì, beh, l'attività con le istituzioni, chiaramente io ho il privilegio di svolgerla su diversi livelli, quindi attraverso l'Associazione dei Costruttori Esteri Unrae, poi con Motose, che è l'associazione dedicata a tutti gli stakeholder, quindi non solo i costruttori ma tutti gli stakeholder della mobilità elettrica, e poi anche nel mio nuovo ruolo, perché mi occupo delle relazioni istituzionali per il gruppo, quindi insomma devo essere molto attento nel trattare le materie corrette ogni volta, perché insomma sono indubbiamente tre compiti abbastanza diversi fra loro. De Martino, 150 anni dopo la nascita di Continental arriva l'elettrico. Beh, non si smette mai di innovare in tutti questi 150 anni, sono tantissime le novità, le invenzioni di Continental. Questo mondo ci dà tante opportunità e quindi mette proprio a prova la nostra creatività. Crediamo di avere tante cose da offrire al mercato, le stiamo presentando in questi anni e sono tutte effettivamente volte alle auto del futuro. Le stiamo progettando con le case, le stiamo producendo con le case e quindi siamo molto contenti che queste opportunità ci diano l'opportunità di crescere ulteriormente. Miliardi di investimenti nella mobilità elettrica, nei software, ma la gente, Nordio, ha capito bene quello che sta accadendo, perché le macchine poi, queste qui che vengono prodotte ora, saranno prodotte sempre di più in futuro, dovranno essere vendute. No, non ancora, e questo soprattutto è responsabilità nostra, ma anche della stampa, insomma dei mezzi di comunicazione in generale, proprio far capire quello che sta accadendo, senza creando panico, non creando false aspettative. Ma le batterie, le trasmissioni delle batterie usate. Sì, per esempio questa è una delle tante ansie artificiali che vengono create, che onestamente non sono necessarie, perché per lo smaltimento delle batterie, così come avviene per i cellulari, avverrà in scala un po' più grande ovviamente per quanto riguarda le automobili, ma non sarà certo responsabilità dell'utilizzatore. Anche i pneumatici cambiano con l'arrivo dell'elettrico. L'elettrico pone una serie di esigenze particolari agli pneumatici, sono auto più pesanti, sono auto con un'accelerazione molto più forte, sono auto che frenano un po' di meno perché frenano con il motore, quindi ci sono caratteristiche particolari, però noi da anni stiamo lavorando anche in questo caso con le case nello sviluppare prodotti adatti a questo. Soprattutto l'importanza degli pneumatici è che meno resistono al rotolamento più lontano si viaggia, e chiaramente con le auto elettriche questo è un tema fondamentale. Per concludere, Nordio, l'auto elettrica per la città, l'auto elettrica per i lunghi percorsi, per divertirsi in pista, perché ormai vediamo supercar e ipercar puntare, Lamborghini, Porsche, Ferrari, sul tutto elettrico. Ah, sì, una delle cose che appunto è meno nota effettivamente dell'auto elettrica è proprio questa, e cioè il fatto che sia un'automobile con un'accelerazione pazzesca. Anche una city car elettrica si può mettere vicina a un'auto sportiva ad alte prestazioni col motore a combustione interna, e in termini di accelerazione veramente non ce n'è per nessuno. E De Martino guida un elettrico?
Guido un elettrico ogni volta che posso, non sempre quando faccio viaggi lunghi, ma certamente è un grande piacere farlo e invito tutti a provarci una volta. Un po' di nostalgia per il diesel e benzina fra un po' di anni? Non credo. E Massimo Nordio avrà nostalgia dei motori tradizionali? Assolutamente no, a me adesso quasi, essendo da un anno e mezzo guidatore di auto elettrica Volkswagen, per ora il D4, e direi che non sento per niente la mancanza del rumore, ma apprezzo tutti i vantaggi che l'auto elettrica dà. Grazie.